Infermiera colpita con un pugno in pieno volto mentre stava mettendo il braccialetto identificativo ad un paziente nel pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Dopo l'ennesima aggressione nei confronti del personale sanitario, l'ULS2 accelera la procedura per avere dei vigilantes nelle ore notturne anche nel nosocomio coneglianese. Perché le problematiche che di solito vengono sollevate in termini di aggressività sono soprattutto durante la notte. Quindi l'idea era quella di mettere, anche se non può entrare all'interno ovviamente del servizio, ma all'esterno come deterrente, la presenza di un vigilante, se magari facendo, come abbiamo fatto con Treviso e ringrazio, e anche con Montebelluna, un accordo ovviamente con i carabinieri che sono non più in servizio, in congedo. Il direttore generale dell'ULS2 condanna il gesto ed assicura tutto il sostegno all'infermiera aggredita, che ha riportato lesioni guaribili in una ventina di giorni. Sono anche episodi come questi che allontanano sempre di più il personale dai reparti in prima linea, come appunto il pronto soccorso. L'aggressore, un trentenne senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri. Spero che insomma questa persona venga tra virgolette punita, perché potrebbe essere veramente un segnale importante per aiutare le persone che oggi lavorano in prima linea, in pronto soccorso o in certi reparti, e che io ringrazio veramente di cuore per tutto quello che fanno. E ricordo a tutti che nel momento in cui noi andiamo a favorire o comunque a non dare peso a questi episodi di violenza, vuol dire che andiamo a inibire coloro che hanno voglia di lavorare in pronto soccorso, perché di fronte a episodi di violenza chiaramente le persone preferiscono andare a lavorare in altri reparti, in altre unità operative.